Buonasera a tutti e benvenuti. Nell'ambito della rassegna Filosofarte 2021, Realtà Utopia, Civico 3 ha il piacere di presentare Betty Colombo con una sua lettura scenica intitolata A rincorrere il tempo. Buon ascolto e arrivederci alla prossima iniziativa di Civico 3. Non ho mai amato la fantascienza. Non ho mai letto i libri di Asimov e nel 68, 2001 Odissea nello spazio, sono andata a vederlo perché era di Kubrick e mi è piaciuto moltissimo. Ho sempre prediletto libri che raccontassero il passato o il presente. Mi sembrava questo il modo per pensare al futuro. Ma adesso, in un certo senso, stiamo vivendo nel futuro predetto da diversi autori, Orwell e Bradbury, per esempio. Se non stiamo quotidianamente attaccati ad uno schermo, non sappiamo quali sono le regole di vita a cui dobbiamo attenerci. Dallo schermo ci dicono che cosa possiamo o non possiamo fare, chi possiamo frequentare, quanti chilometri possiamo percorrere, quali sono le ragioni lecite per uscire di casa. Se trasgrediamo, possiamo essere multati e le trasgressioni sono rilevate sia da agenti in carne ed ossa, sia da telecamere opportunamente collocate, sia da droni capaci di coglierci in fallo, anche se corriamo da soli su una spiaggia deserta. Dallo schermo apprendiamo di che colore è il nostro territorio e il rosso, colore che in letteratura corrisponde per lo più all'amore, alla passione, ai sentimenti travolgenti, è invece sinonimo di ali tarpate, di passi contingentati, di solitudini imposte, peggio di un semaforo. Il rosso che viene dallo schermo è morte, guerra, preludio di lutti. Lo schermo è padrone e tiranno, intrusivo e molesto, indispensabile e necessario. Non è un caso, quindi, che mi sia venuta in mente una storia che Huxley, che di mestiere faceva lo scienziato prima che lo scrittore, aveva classificato come visionaria. Sto parlando di Fahrenheit 451, un romanzo scritto nel 1955 dall'americano Ray Bradbury, uscito in Italia nel 1966 per gli Oscar Mondadori, da cui, nello stesso anno, Truffaut aveva tratto un film meraviglioso, secondo me molto più ricco e più intenso del libro stesso. Quindi oggi, in ossequio alla predominanza del video, che è anche magicamente lo strumento che mi consente di arrivare fino a voi, vi racconto la storia narrata nel film Fahrenheit 451. Una fitta selva di antenne sovrasta una città moderna, di cui si inquadra la porta rosso fuoco dell'enorme garage della caserma dei pompieri. Sembra di stare in un quadro di Mondrian. All'interno i pompieri si muovono con passo marziale e con gesti scanditi. Senza sbavature raggiungono il loro avveniristico camion rosso che, a sirene spiegate, fende la città. Indossano casco e divisa neri. Arrivano sotto una palazzina e salgono in fretta le scale. In un appartamento un giovane sta addentando una mela, squilla il telefono, lui risponde, si turba e scappa precipitosamente raggiungendo il tetto attraverso una botola. I pompieri entrano in quell'appartamento, ormai vuoto. Non c'è nessun principio di incendio, né altro pericolo apparente. Incominciano una perquisizione. Non si sa che cosa stiano cercando. Accendendo un interruttore scoprono che nel lampadario è nascosto un libro. Si tratta del Don Chisciotte. Nel cassone del calorifero ci sono altri libri, così come nella televisione, che ha uno schermo finto. I libri trovati vengono gettati dalle finestre nel prato sottostante, dove altri pompieri montano una cesta metallica sollevata da terra e poi, con un lanciafiamme, danno fuoco ai libri. Sono passati 10 minuti
dall'inizio del film. E nessuna parola è ancora stata pronunciata. Evidentemente lì non hanno valore le parole e bruciare i libri è un lavoro come un altro. Ci avvertono infatti che i libri rendono le persone infelici. La telecamera segue uno dei pompieri. Si chiama Montag. È un bell'uomo, giovane e biondo. Va a casa, una geometrica villetta a schiera, in un quartiere senza rumori, né passanti. Linda, sua moglie, sta partecipando ad una trasmissione televisiva interattiva proiettata su un enorme schermo. Ignora il saluto del marito, ma gli spiega che se lei saprà rispondere bene alla domanda che le porranno dallo schermo, potrà essere selezionata e magari diventare un'attrice. Le pongono la domanda. Lei resta spiazzata, tergiversa, il tempo scade e il suo silenzio è considerato un assenso. Le chiedono subito dopo un parere su una questione dibattuta in TV. Linda si dichiara completamente d'accordo e viene lodata per questa risposta. La mattina seguente, Montag in metropolitana viene avvicinato da una ragazza che si presenta come Clarissa. È una sua vicina di casa, di cui lui non si era nemmeno accorto. Lei gli chiede se lui è felice. Montag resta molto sorpreso da questa domanda. Quella stessa sera, quando torna a casa, trova la moglie svenuta per terra, la distende sul letto e capisce che ha ingerito troppe delle pillole di cui fa uso, come tutti, in quella città. Chiama aiuto. A fare la lavanda gastrica accorrono più che due infermieri, due idraulici. Linda si riprende. Le hanno lavato via l'intossicazione e la memoria. Infatti, non ricorda niente di ciò che è successo. Si capisce che lì, in quella città, è il presente che conta. Montag ha preso di nascosto un libro durante una perquisizione. Di notte, mentre la moglie dorme, lo apre e incomincia a leggerlo. È il David Copperfield di Dickens. La sua lettura è stentata, quasi compita le parole come uno scolaro alle prime armi. La telecamera si avvicina sempre di più alle parole scritte, ingrandendole, a testimoniare la fascinazione che il libro suscita su Montag. Fino ad avvolgerlo. I pompieri, persino in un parco giochi, perquisiscono le borse delle mamme in cerca di libri nascosti. Disseminati per la città ci sono dei contenitori speciali. Servono ai delatori per lasciare denunce anonime in caso sospettino la presenza di libri nelle abitazioni altrui. La vicina di casa è stata licenziata dalla scuola in cui lavorava come insegnante, ma non le hanno detto il perché. Montag la esorta ad andare a chiedere spiegazioni. Lei convince Montag ad accompagnarla, inventando una scusa perché lui non vada a lavorare. Nella scuola i bambini evitano la maestra, oppure scappano impauriti alla sua vista. Lei piange sulla spalla del pompiere. Adesso Montag di notte studia, non solo legge, ma con l'aiuto di un dizionario entra sempre di più nel mondo delle parole. La moglie lo scopre e si spaventa. Montag la rimprovera di stare troppo davanti alla TV e arriva a dire che i libri sono la sua famiglia, che sono i libri che fanno la memoria, non la vita che passa. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo, è questo che mi interessa, lo capisci? Linda, ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Ma la moglie non gli risponde nemmeno. È arrivata in caserma una segnalazione. Partono a sirene spiegate e giungono ad una casa antica, decadente, una villa in stile vittoriano. Dentro abita un'anziana signora che ride beffardamente in faccia ai pompieri. La perquisizione è facile, ci sono libri dappertutto. La soffitta poi è un'enorme biblioteca. Montag è sbalordito, confuso, attonito. Mai visti così tanti libri. E che fascino
quegli scaffali riempiti fino al tetto. Il suo superiore si accorge dello smarrimento del sottoposto e lo incalza, dicendogli che i libri non servono a niente, che sono opere di fantasia, che non hanno niente da dire, che parlano di persone che non sono mai esistite. I pazzi che li leggono diventano insoddisfatti, cominciano a desiderare di vivere in modo diverso e questo non è bene. Pensatori e filosofi dicono tutti la stessa cosa: io sono più bravo degli altri. In un secolo ti dicono che il destino dell'uomo è predestinato, nel secolo seguente ti dicono che ha libertà di scelta. Tutte storie di morti, biografie si chiamano, hanno cominciato a scrivere per sentirsi diversi, per distinguersi dalla massa, per poter guardare gli altri dall'alto in basso. Dice il capitano Bitti, eccone uno sul cancro ai polmoni. Tutti i fumatori si spaventavano a morte. Per la tranquillità di tutti, noi li bruciamo. Ecco qui, ecco la critica di Aristotele. Quelli che lo leggono si devono sentire superiori a tutti gli altri. Questo non è bene. Noi dobbiamo essere tutti uguali. L'unico modo per sentirci tutti felici è sentirci tutti uguali. Ecco perché bruciamo i libri, tutti i libri, fino all'ultimo. Montag ascolta, ma intanto infila un libro su Caspar Hauser nella sua borsa. Un altro pompiere che lo tiene d'occhio da tempo se ne accorge. Tutti i libri di quella casa sono ammucchiati nella tromba delle scale, a piano terra. I pompieri intimano alla proprietaria di uscire, perché devono bruciare tutta la casa. Intanto impregnano i libri di cherosene. La vecchia signora non solo non esce, ma, tolta una scatola di fiammiferi dalla tasca, dà lei stessa fuoco a tutto, immolandosi nel rogo. La telecamera scorre sui libri che si increspano prima di prendere fuoco. L'ultima copertina che inquadra è quella di un libro su Giovanna d'Arco. Montag è sconvolto. Torna a casa e trova la moglie con delle amiche davanti allo schermo. Si parla della vita intesa come fare. Lui spegne rabbiosamente lo schermo. Le rimprovera dicendo: voi non state vivendo, voi state ammazzando il tempo. E, al colmo della rabbia, per avvalorare la sua tesi, legge loro pagine di un libro. Le donne sono attonite, sorprese. La moglie è atterrita, una si indispettisce, una si commuove, un'altra commenta che le emozioni sono crudeli. Linda è spaventata. Afferma che non può più vivere sapendo che lì, in casa, ci sono dei libri. Oppone a Montag un ultimatum: o lei o i libri. Il giorno seguente Montag va a casa dell'amica Clarissa, ma la trova sprangata. Capisce che sono stati tutti arrestati. Entra in casa e cerca almeno delle fotografie di chi abitava lì. Intanto Linda, la moglie di Montag, lo denuncia. Infila nel contenitore apposito, accanto alla caserma, la segnalazione che in casa sua ci sono dei libri. Montag si trova con Clarissa nella casa sprangata. In cantina cercano la lista dei nomi degli amici con i rispettivi indirizzi. È pericoloso lasciarla, equivale ad una condanna per tutti. Montag mette in campo tutta la sua capacità di compiere le perlustrazioni e infatti la trova. Sta in un grande vaso, grande come quello di Pandora. La lista, lei sì, che deve andare a fuoco. Clarissa gli parla frettolosamente di un luogo segreto, un bosco, al di là del fiume, dove vivono gli uomini libro, e dà tutte le indicazioni per arrivarci. Si lasciano. In caserma suona la sirena. I pompieri si precipitano sul camion che sfreccia per la città. Quando arriva a destinazione, Montag si accorge che si è fermato davanti a casa sua. Sulla porta incrocia la moglie che se ne sta andando con due valigie. I pompieri entrano in casa e iniziano la perquisizione, ma è Montag stesso che indica loro i luoghi in cui trovare i libri. Tutti questi sono ammucchiati nel soggiorno e il capitano,
dà a Montag il lanciafiamme e gli intima di bruciare lui stesso i suoi libri e la sua casa. Montag dapprima infiamma il letto nuziale, luogo del non amore, del non scambio di sentimenti e di storia. Brucia la TV e tutti gli altri schermi disseminati per casa. BT, il suo capo, segue Montag per casa, lo incalza, lo schernisce. Montag, che cosa credevi di trovare nei libri? La felicità? Montag dirige la fiamma sui libri. Questi si incendiano. Il capo si scalda le mani al tepore di questo rogo fatto di pagine. Vanno in fumo i libri di Genet, di Miller, Moby Dick. Vanno in fumo le contraddizioni, la ricerca del senso della vita, i racconti delle ossessioni salutari. Montag guarda i libri che bruciano. È attonito, spaventato, determinato. Si volta verso il suo capo e gli dirige contro il lanciafiamme, incendiando anche lui come una torcia. Mentre la casa va in fumo, Montag scappa precipitosamente. Corre dapprima per strada, mentre si libera della divisa. Poi raggiunge un bosco. Deve raggiungere il fiume. Quando arriva, vede una barca ormeggiata, protetta da un telo, e si nasconde lì sotto, appena in tempo. Sopra le piante compaiono quattro uomini volanti che lo stanno cercando. Scampato il pericolo, può attraversare il fiume. L'acqua, di nuovo, lo fa rinascere. Sull'altra riva è ancora nel bosco. Muove i passi su vecchie traversine di un binario. Sta percorrendo il progresso al contrario, fino al termine o all'inizio del binario. Adesso ha tempo per osservare con calma. Intorno ad un vecchio vagone si muovono delle persone che lo accolgono gentilmente. Una lo invita ad entrare per vedere alla TV la sua cattura. Stanno trasmettendo la ripresa di un uomo vestito da pompiere che scappa, che viene individuato, braccato e ucciso. Adesso tutti possono continuare a vivere tranquilli. Il pericolo è stato annientato perché il sistema è forte e protegge i suoi cittadini. Lo schermo ha trasmesso ciò che deve essere percepito come realtà. Montag vede camminare molte persone nel bosco. Quando gli si avvicina sente che stanno parlando. Sono gli uomini libro. Ognuno ha imparato a memoria un libro e lo ripete per trasmetterlo agli altri e per non dimenticarlo. Gli uomini libro assumono il nome dell'autore e quindi si incontrano Emily Bronte, Lord Byron, Lewis Carroll, Dickens, Beckett, Bradbury, Machiavelli, Jane Austen. A lui affidano i racconti del mistero di Edgar Allan Poe. Imparano, gli dicono, che poi verrà bruciato. Si brucia l'oggetto, ma rimane il contenuto. Sotto una capanna improvvisata, un vecchio morente insegna a suo nipote un libro di Stevenson. Gli passa il testimone. Il bambino ripete a voce alta il momento in cui il protagonista del libro muore durante una nevicata. A questo punto anche il nonno chiude gli occhi per sempre. Nel bosco degli uomini libro nevica silenziosamente. Le parole portano avanti il mondo.